Oggi restauriamo una poltroncina a tosello. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video di restauro. Avete capito che sto riprendendo un po' le redini della casa, vero? E allora, oggi restauriamo insieme una poltroncina d'epoca. La mia ha bisogno di un restyling dello stucco, delle decorazioni e della doratura. Dopodiché passerà dal tappezziere e quindi la rivedrete insieme bella e finita su Instagram. Quindi se non siete iscritti sul mio Instagram, correte ad iscrivervi, sempre pennello bianco su fondo rosso, sempre arte per te. Adesso che siete iscritti sia su Instagram che su YouTube, spostiamoci di là e andiamo a vedere il restauro della poltroncina a tosello come si fa. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video di restauro. Oggi restaureremo la doratura, quindi la cornice di questa poltrona. Questa è una poltrona in stile, questa è una poltrona anni 40-50 di casa mia, che è stata devastata dall'usura e molto molto usata. Mia madre poi l'ha ripresa a tratti pennellandoci su acrilico, uniposca, man mano che la doratura andava via. Adesso è giunto il momento di darle di nuovo dignità ritapezzandola. Questo sarà un lavoro che non farò io, ma il tappezziere, ma sicuramente il restauro ligneo sicuramente spetta a me farlo. Cominciamo subito, vediamo cosa ci occorrerà. Gesso di Bologna, colla di coniglio che è a bagnomaria in acqua calda per rinvenire, una ciotolina, della carta abrasiva 800, pennelli a setole morbide, una spatolina, del cotone idrofilo. Per adesso solo questo, poi ci occorrerà anche la missione e la foglia d'oro per la doratura, ma lo vedremo in un secondo momento, e una pezzetta umida. Cominciamo subito. Come prima cosa, con la pezzetta umida ripasso così grossolanamente su tutta la cornice. Vedete, esce molto sporco, a noi interessa poco perché dovremo ridorare tutto. Non essendo un mobile particolarmente antico, io farò ex novo la doratura. E ci saranno due tipi di doratura su questo tipo di poltrona, perché c'è una doratura a missione nelle fasce larghe, quindi qui, e una doratura d'oro zecchino nei profili bombati qui. Quindi vedrete entrambe le tecniche applicate e vi faccio vedere la differenza tra la finitura d'oro zecchino e la finitura a missione. La finitura d'oro zecchino è così bella lucida, a specchio, la vedete anche qui, mentre la finitura a oro, vi faccio vedere dove ancora c'è dell'oro autentico della poltrona, e qui risulta un pochettino più corrugato, più opaco e anche alla vista, non al tatto, più ruvido. Ma in realtà non è affatto ruvido, è solamente la missione che poi col tempo spacca e lascia intravedere il fondo del legno. Bene, dopo aver pulito sommariamente, questa operazione serve proprio per far cadere i pezzi che sono lì lì semoventi. A noi non interessa tenere tutto ciò che è fragile nella rivedere questo tipo di doratura, perché adesso staccherò tutti quei frammenti che sono già crettati, che sono già frammentati e che in una poltrona che assolve al suo ruolo di poltrona, quindi che non è una poltrona da museo dove non si siede nessuno, ma è una poltrona che andrà in salotto dove la gente comincerà a toccare, a sollecitare, a muovere, non possono essere recuperati perché si romperebbero anche dopo il restauro in quanto troppo fragili. Quindi togliamo tutto il fragile e ripristiniamo in maniera nuova ed imitativa. In questo caso non andremo a fare integrazione pittorica a tratteggio, ma metteremo la nuova doratura perché è un pezzo non così antico, e integreremo appunto il mobile e ne restituiremo la possibilità strutturale di continuare a fare il suo lavoro, che è quello di una poltrona. Ovviamente in questa fase accertatevi che non ci siano dei tarli. Se doveste trovare questi simpatici animaletti, ahimè il lavoro
avrà un freno, perché prima dovrete fare 3 cicli di antitarlo distanziati di 15 giorni cada uno, e dopodiché potete attendere a questo lavoro. Adesso prepariamo della semplice colla di coniglio, vi lascio in descrizione la ricetta per prepararla, e con un pennellino morbido andiamo a pennellare dove trovate tutte le lacune. Pennellate bene e fate entrare la colla di coniglio su tutti i bordi, cioè fate in modo che proprio il legno venga imbibito di colla lì dove ci sono le lacune. Questo servirà a consolidare i margini della vecchia doratura, che così troveranno nuovamente colla, e siccome la colla di coniglio ha un tiraggio molto forte, per adesso si inumidiscono, ma poi appena c'è il tiraggio vengono di nuovo fatti aderire al supporto originario. Quindi proprio in tutte le lacune, specialmente nel sottosquadra della lacuna, inserite la colla, vedete qui sotto. Bisogna riconsolidare tutti questi margini, farli di nuovo aderire perfettamente, fare in modo che non entri aria sotto queste fessurazioni, se no si staccherebbe anche la nuova doratura. Continuiamo così su tutte le lacune. Adesso prepariamo il gesso, quindi aggiungo un po' di colla di coniglio calda, non importa se sto sgocciolando qui, tanto va ritapezzata. Prendo il gesso di Bologna e lo aggiungo per saturazione, quindi io butto dentro fin quando non lo vedo quasi a pelo di colla. In questa fase non mescolo, non rigiro, non lo tocco, faccio semplicemente assorbire al gesso la colla man mano che tuffo dentro, e va tuffata a piccoli step, perché sennò poi potrebbe capitare che non basti la colla per tutto il gesso che abbiamo inserito. Quando affonda il pezzo di gesso che abbiamo messo, la porzione di gesso, e mettiamo l'altra, non prima. Arrivati a questo punto, lasciamo 3 secondi che il gesso assorba bene la colla, quindi solo alla fine, quando non dobbiamo più aggiungere gesso, mi raccomando, mescoliamo ben bene e il gesso verrà, vedete, bello liquido senza neanche un grumetto. Se mescolate invece mentre mettete il gesso, si riempirà di grumi. Adesso poniamolo a bagnomaria perché deve rimanere caldo. Adesso con un pennellino non dovremo fare altro che prendere il gesso e riposizionarlo su tutti gli elementi che lo hanno perduto. Bisognerà passarne più mani ovviamente, e tra una mano e l'altra far asciugare ben bene. Le giunzioni del legno non sono mai state camuffate dal gesso, quindi non lo farò neanche io. Il bello di un mobile in legno è che si veda che è fatto in legno, e quelle giunzioni stanno ad indicare che questi sono i vari pezzi di legno scolpiti. Nella prima mano sono un po' libera, nel senso che, vedete, tolgo un po' col dito l'eccesso di
gesso, poi piano piano sarò sempre più rifinita nel lavoro. Ancora il gesso è molto liquido, sto dando proprio la base preparatoria. Fate così su tutte le lacune e lasciate asciugare la prima mano di gesso. Punto, l'indomani lo stucco è totalmente asciutto, naturalmente anche molto disordinato nella sua immissione. Adesso dobbiamo riportare tutto a livello e rendere levigate tutte le superfici. Iniziamo, comincio con una abrasiva 600 . Naturalmente proteggetevi le vie respiratorie con una mascherina. Questa è una fase del lavoro molto lenta e deve essere molto accurata. Come vedete, io ne ho messo un po' di più per arrivare proprio al livello. Quindi, quando arrivo alla sua patina originale, vado molto leggera e cerco di accordare con il nuovo, senza togliere troppo, perché questa è solo una prima carteggiatura. Ogni pezzo, dopo averlo fatto con questa che è grana leggermente più spessa, lo faremo con una grana molto sottile che ne velluterà, proprio nel vero senso della parola, la superficie. Fate questo doppio lavoro di carteggiatura, quindi prima con una un po' più spessa ma sempre sottile e poi con una super sottile, su tutte le stuccature, portando a livello del legno originale le stuccature che avete immesso. State molto attenti, non abbiate fretta e date il giusto garbo, il giusto verso ad ogni elemento ligneo che dovete riprendere. In alcuni punti, quelli più dettagliati, quelli di più difficile raggiungimento, rifinisco anche con il bisturi, cioè tiro via l'eccesso di stucco, vedete, col bisturi, liberando le parti dorate, e poi carteggio le parti invece dove c'era la lacuna. Di modellare tutto lo stucco che abbiamo messo, dobbiamo fissare tutto quello che abbiamo carteggiato. Quindi ho preparato dell'acqua con una pucciata di pennello di colla di coniglio, un'inzuppata, parliamo in italiano, un'inzuppata di pennello di colla di coniglio, questo per fissare, e poi ho preparato il bolo per ricoprire le parti che andranno in oro lucido, mentre le parti che andranno in oro opaco, quindi in oro che verrà messo con il con la tecnica del guazzo, mentre le parti che andranno a missione non avranno bisogno di alcun tipo di preparazione. Come prima cosa, con una pennellessa scarica, quindi prima la intingo e poi la scarico ben bene, ma bene bene, ben scarica, vado. Ah, se mi vedete bagnare la tappezzeria non importa, perché questa poltrona poi va dal tappezziere, a rimuovere tutte le parti, vedete le parti pulvirulente che vengono via? Ripulita dell'eccesso, passate così velocemente una mano di acqua
con una inzuppatina di colla per fissare ben bene tutte le parti, togliere i residui di polvere che non farebbero ben aderire l'oro. Vedete, io con una pennellata sto andando dappertutto, vedete saltare via la polvere, e facciamo così su tutte le parti in cui abbiamo levigato il gesso. A questo punto abbiamo preparato il bolo, la preparazione del bolo la trovate nel video che vi lascio in descrizione o come link nel box, comunque basta che cercate bolo arte per te. Adesso io passo il bolo su tutta la mia poltroncina, anche se sotto ho delle parti dorate non importa, perché siccome la voglio ridorare tutta devo dare comunque un fondo unitario, e piuttosto che passare un bolo in un modo da una parte un bolo dall'altra, ripasso tutto a bolo e poi ci saranno delle parti che dorerò a guazzo e delle parti che dorerò a missione, anche se ho dato una preparazione più importante come quella del guazzo. Purtroppo qui la doratura non soltanto è compromessa, ma è stata ripetutamente manomessa dalla mia mammina, che ci è passata un po' con l'uniposca, un po' con la col colore in latta, un po' con tutto. Quindi di doratura originale in questa poltrona ce ne sono veramente miseri stralci, tanto vale rifarla ex novo. Tanto più che non è un pezzo super antico. Una volta asciutto il bolo dobbiamo fare una tecnica che non avete mai visto, la doppia lucidatura, cioè lucido prima il bolo in modo che sia le parti che vanno a missione che le parti che vanno a guazzo saranno belle lisce e recettive dell'oro, e poi una volta posto l'oro nella parte centrale a missione e nelle fascettine laterali a guazzo, luciderò nuovamente soltanto le parti che metterò a guazzo, quindi ad oro lucido. Vado e mi spiego con i fatti piuttosto che con le parole. Quindi con la pietra d'agata comincio a passare e a lucidare, guardate come cambia colore, vedete come cambia colore il bolo. E se salta in alcuni punti non vi preoccupate, perché naturalmente sotto c'è la vecchia doratura, quindi è possibile che salti in alcuni punti, ma tanto siccome noi doreremo a missione, per lo più l'oro aderirà lo stesso. Ovviamente di bolo datene almeno due mani. Ci vediamo alla fine del lavoro. È arrivato il momento di dorare, io userò oro francese, dapprima provvederò a fare la doratura a guazzo e solamente dopo la doratura a missione, addirittura dopo aver lucidato quella a guazzo. Mi porto avanti tagliando il mio oro, mi raccomando, anche se come oggi ci sono 42 gradi, spegnete qualunque fonte di movimentazione dell'aria, tipo ventilatori, pale, condizionatori. Ho preparato il guazzo, una parte di colla di coniglio, 10 parti di acqua, 2 gocce di alcol.
l'ho resa più elastica. Io di solito metto soltanto una goccia di alcol, oggi ne ho messe due perché il supporto non è preparato perfettamente, essendo una poltroncina precedentemente già dorata. Bagno, metto un po' di crema unta che faccia dell'unto sul dorso della mano, passo la mia spatolina e prendo il mio pezzetto d'oro. Quindi bagno, e adagio, quindi passo avanti, sempre sovrapponendo al precedente, con un pennellino morbido asciutto o un batuffolo di cotone spingete a fare aderire la foglia d'oro che avete già posizionato e proseguiamo così piano piano su tutto il bordino. Guazzo in tutti i punti dove doveva essere fatta, procediamo senza spolverare con la lucidatura. Sì, avete capito bene, senza spolverare per il momento, perché se ci fosse qualche punto un po' debole, con la pietra d'agata potremmo assicurarlo al posto in cui deve stare e poi spolvereremo l'eccesso dei margini alla fine della lucidatura. Cominciamo. Le pietre d'agata che userò sono queste due, una classica d'uncino ed una lancia. Cominciamo subito, questa è la numero 15 di Tintoretto, molto carina, molto utile per tutti gli interstizi, ora vedrete. Allora, piano piano, ma veloci abbastanza, cominciamo a strisciare la nostra pietra d'agata sui punti in cui vogliamo che l'oro venga bello lucente. In alcuni punti, come vedrete, si staccherà, è normale perché è messo in doppio, in triplo, quando vedevo che c'era una lacuna lo rimettevo. A noi questo non interessa, tutto quello che si deve staccare con la lucidatura, come vedrete, si staccherà automaticamente e rimarrà solamente l'oro bello lucido e specchiato. Lì dove si creerà qualche lacuna io non andrò ad integrare con la doratura a guazzo, ma integrerò con doratura a missione. Questo darà alla doratura un sentore di antico, perché la doratura a missione ossiderà in maniera differente dalla doratura a guazzo e quindi sembrerà appunto che la doratura col tempo abbia una patina più antica. Man mano che lucido, quindi solo dopo aver passato la superficie con la lucidatura, con un pennello a setole non troppo morbide, quindi un setola di bue, elimino la parte in eccesso. Bene, devo fare questo per tutto il mio percorso di lucidatura, quindi qui. E dove vedo una parte ruvida insisto, insisto, insisto finché non diventerà lucida il più possibile. Poi la gomma lacca renderà stabile tutta la doratura. La punta a lancia, ve lo faccio vedere adesso, a cosa serve? Serve a lucidare tutti questi punti così un po' nascosti, i bordini, che lì per lì sembrerà non fare nulla, in realtà quando poi sulla parte piana passerò la sorella maggiore
io avrò tutto il pezzo rifinito senza aver fatto grande sforzo. Non vi preoccupate per questi margini non troppo precisi, perché tanto poi con l'invecchiamento e la doratura in missione verranno assolutamente mimetizzati, e soprattutto la parte specchiata contrasterà comunque in maniera notevole con la parte a missione. Per adesso siamo in corso d'opera. Ora sembra che sia tutto ancora un po' in bilico, ma vedrete che poi alla fine della lucidatura, dell'immissione, della doratura a missione, risulterà tutto bellissimo e armonioso e ben mimetizzato l'una parte nelle altre. Quindi abbiate pazienza, tanta quanta ne devo avere io, perché adesso inizia il mio lungo lavoro di lucidatura. A dopo. Dopo aver lucidato tutta la doratura, sigilliamola con della gomma lacca decerata. Anche di questa trovate il video dove c'è la i col pallino, o in info box in descrizione. Io non mi limiterò a passare solo dove c'è la doratura. Vi faccio notare che la doratura in alcuni punti è anche saltata, ma mi va benissimo così. La passo anche dove c'è il bolo e devo passare a missione, perché la gomma lacca renderà liscia liscia la superficie e l'oro sarà super levigato anche se passato a missione. Quindi vi sto svelando un po' di trucchetti del mio mestiere. Non dovrei, ma va bene così. Quindi cosa faccio io? Io sigillo il bolo sotto la gomma lacca, così, in modo che la superficie risulti specchiata, è come se passassi uno smalto in realtà. E quando poi faccio la doratura a missione mi viene su una superficie bella liscia e viene molto più specchiata di come non verrebbe sulla superficie opaca del bolo. Quindi adesso ripasso a gomma lacca decerata tutto ciò, tutta la poltroncina, quindi sia le parti che ho dorato che le parti che ancora devo dorare. Perché decerata e non gomma lacca naturale? Perché poi la finirò con gomma lacca naturale, quindi la rifinirò, ecco, ve l'ho detto troppo in termine tecnico, la rifinirò, quindi darò una seconda passata di gomma lacca, e mi serve una gomma lacca con un alcol a minor gradazione alcolica, in modo che quello che ho messo sotto non rinvenga. Questo è a 100 gradi, e poi invece la rifinitura, la verniciatura la darò a gomma lacca a 90 gradi, in modo che non porti via quello che ho messo sotto, che ha una gradazione alcolica più alta. Bene, passo su tutto, mi raccomando non ripassate due volte la gomma lacca sullo stesso punto finché non è asciutta completamente, ripasso su tutto e ci rivediamo dopo per l'immissione della doratura a missione. Scusate il gioco di parole. Asciugare ben bene tutto il pezzo, siamo pronti per la doratura a missione. Andremo a mettere adesso la doratura a missione, la immetterò anche lì dove la doratura a guazzo non ha preso perfettamente bene. È una doratura a missione istantanea. Se non avete una buona missione istantanea, cioè una missione che non lasci la patina plastica sotto l'oro, optate per una doratura a tempi più lunghi, tipo 12 ore, perché quelle sono delle missioni che creano un film più sottile. Ne verso un pochino, voilà. E adesso con un pennellino di non troppo pregio passo lì dove voglio che attecchisca il mio oro. La stendo ben bene. E
e comincio ad applicare l'oro spingendolo ben bene, e dopo averlo messo lo levigo dolcemente col batuffolo di cotone idrofilo, quindi lo schiaccio ben bene, sovrappongo sempre di un po' le fogliette e procedo lungo tutto il bordo che ho trattato con la missione. Dopo aver dorato il tutto, aspetta, facciamo una panoramica. Brava. Grazie regista. Io già ho fatto il grosso, non ci rimane altro con un pennello molto morbido che spennellare tutte le particelle d'oro. Sarà un lavoro molto 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 lungo, perché guardate quanto bisogna insistere per far sì che poi alla fine non si vedano più queste micro pagliuzze. A questo punto voglio ridare lo scuro ai binari scavati nel legno e lo faccio con sempre un colore a gomma lacca, pigmento e gomma lacca mischiati insieme. Per la patina interna, quindi per questa che corre dentro i binari, userò un nero carbone. Mischiato a un bruno Van Dyck, aggiungo quindi la gomma lacca e vado a mescere pigmento e resina. Dovrete regolarvi non soltanto a occhio ma anche a coprenza, passando il pennello sul bordo del vostro contenitore, capire il grado di pigmentazione e fermarvi quando siete soddisfatti di esso. E adesso vi faccio vedere qua, con mano più o meno ferma, passare in questi binari in maniera anche un po' larga e poi col panno che avevamo prima in mano, voilà, stendere e fare rimanere solamente il passaggio con una sporcatura leggera sul laterale. Tutta la linea nera a gomma lacca, a questo punto devo fare una cosa difficilissima: devo passare la gomma lacca senza portarmela via. Quindi, preparata una gomma lacca abbastanza densa, perché voglio che rilasci colore sulla mia doratura, voglio che rilasci il suo meraviglioso ambrato, strizzo bene il pennello e molto velocemente comincio a dare la gomma lacca su tutto. Mi raccomando, non passate mai due volte sullo stesso punto mentre è ancora bagnata. Se passerete velocemente creerete anche delle piccole scolature, vedete qui, che potrete o togliere velocemente con una pennellata oppure lasciare a depositare, daranno un tono di cangianza ambrato al vostro lavoro. Quando la gomma lacca fa questa patina vuol dire che è semplicemente bagnata, asciugandosi poi tornerà trasparente. Se dovesse tardare
a diventare di nuovo trasparente, prendete il phon, mettetevi a debita distanza almeno 40 cm e agevolate l'asciugatura con il phon. Proseguo su tutta la struttura della mia poltrona. Voilà, tutta finita. Adesso aspetto che si asciughi completamente e deciderò poi se dare qualche altra modifica o se fermarmi a questo stadio. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, anche con questo caldo, anche con questo lavoro lunghissimo, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Visto che bello, visto che gran lavoro, in questo caso ho scelto di procedere con un restauro imitativo dove il vecchio e il nuovo si uniscono, perché è una poltroncina che tutt'oggi deve svolgere un'azione legata al suo ruolo, cioè deve far sedere le persone. Quindi è una poltroncina che sarà soggetta a sollecitazioni strutturali, a usura, a sfregamento delle mani, e di conseguenza non posso attenermi a un mero restauro ideale da museo. Bisogna fare dei distinguo tra le cose, come per esempio una colonnetta o una menzolina, che non sono sollecitate dall'uso quotidianamente. La colonnina sta lì e non la tocca nessuno, mentre una poltrona ti ci siedi, ti ci muovi, e quindi deve supportare queste sollecitazioni. Ha bisogno di un restauro che sia anche un reintegro di quelle che sono le parti che via via sono andate via proprio a causa dell'usura. L'importante è non modificarne la forma, non modificarne l'essenza e non modificarne le decorazioni, anche se ai giorni nostri si usa molto proprio cambiare, quindi vestire a nuovo i mobili antichi verniciandoli con colori un po' pazzi, o cambiandole, per esempio trasformandole in stile shabby con delle vernici che siano adatte. Perché lo si fa? Perché in realtà il mobile, quello che c'è sotto, quindi l'essenza lignea e la scultura del pezzo, non viene intaccato da tutto questo. Basta una mano di sverniciatura per riportare il mobile alla sua essenza principale. Quindi la mano di colui che l'ha costruita non viene in realtà violata. Certo, se fosse una poltrona della Reggia di Versailles con le dorature autentiche, vi taglierei la mano, ma siccome ciò che adorna abitualmente le nostre case non è nulla di così prezioso, e allora dei piccoli ammodernamenti sono anche consentiti. Perché questo, paradossalmente, fa sì che il pezzo, invece di essere buttato via perché non incontra più il nostro gusto, possa continuare il suo viaggio nel tempo all'interno delle nostre case. Badate però di capire bene ciò che avete davanti. Se avete dei mobili autentici dell'epoca, se avete dei pezzi il cui valore è assolutamente importante, non toccateli e soprattutto non variate la loro essenza estetica, perché l'estetica di quel mobile fa parte della storia dello stesso e del suo valore intrinseco. Bene, basta chiacchierare. Se non mi segui su Facebook, vieniti ad iscrivere anche là. Ti aspetto su Instagram, sempre Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, e ti aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Per non perdere nuovi video, mi raccomando, attivate la campanella, e se non siete iscritti, naturalmente, cliccate su iscriviti, e noi ci rivediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!